Sabato della terza settimana di Quaresima. La tua misericordia, Signore, non ha confini né limiti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le azioni degli uomini, anche se apparentemente sembrano eccellenti, sono sempre limitate ed imperfette. Le distanze tra la grandezza di Dio e la piccolezza degli uomini sono sempre incolmabili, ma la misericordia di Dio, anche quando si posa sul piccolo, non è mai limitata. Egli ricopre col tutto di se stesso la povertà dell'uomo. Dio, infatti, è indivisibile nella sua immensità, anche se la sua misericordia non è divisibile o frazionabile. Dio si dona totalmente. Il peccatore, nel sentirsi avvolto dalla divina misericordia, deve entrare nella convinzione della vastità ed immensità della divina misericordia. Deve di conseguenza stabilirsi totalmente nella misericordia, nella condivisione piena dell'amore che redime. Nella sua vita Gesù manifesta la sua totale immedesimazione con l'uomo. Si fa pienamente solidale con l'uomo, non soltanto condividendo la natura umana, ma facendosi carico di tutte le debolezze dell'uomo. Sul suo corpo portò il peso delle nostre colpe. Col suo sangue redense l'uomo dal peccato. Con la sua immolazione lo riconciliò con Dio. È importante per ciascun cristiano limitare il comportamento di Gesù, corrispondendo al suo amore. È importante imitare Gesù nel modo di vivere la piena solidarietà con tutti i fratelli. Essere misericordiosi significa sapersi fare carico davanti a Dio di tutte le debolezze dell'umanità. Il vero cristiano può diventare conforme a Gesù attraverso un chiaro impegno di lode e di amore a Dio per quanti non lo conoscono o non lo amano. Lavami, Signore, da ogni colpa e fa che col mio amore verso di te sappia intercedere presso di te che sei Dio di infinita misericordia. Preghiera per la Quaresima. Donaci la tua luce, Signore, affinché possiamo vedere le colpe nascoste che sono in noi e concedici la forza del tuo Spirito, affinché possiamo camminare senza sosta sulla via della conversione. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi, come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Litanie del pentimento. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. O Dio clemente, che manifesti la tua onnipotenza e la tua bontà, abbi pietà di noi. O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore, abbi pietà di noi. O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi, abbi pietà di noi. O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a te, abbi pietà di noi. Da ogni peccato mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato in pensieri e parole mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato in opere ed omissioni mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato commesso contro la carità, abbi
Mi pento di cuore, oh mio Dio, per ogni rancore nascosto nel mio cuore. Mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Per non aver accolto il povero, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Per non aver visitato l'ammalato ed il bisognoso, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Per non aver cercato la tua volontà, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Per non aver perdonato volentieri, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Per ogni forma d'orgoglio e di vanità, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. D'aver dimenticato il tuo amore per me, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Di aver offeso il tuo amore infinito, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia, mi pento di tutto cuore, oh mio Dio. O Padre, guarda il tuo figlio morto in croce per me, e in lui, con lui e per lui, che ti presento il mio cuore pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito ed umiliato, ed io spero con viva fiducia di essere esaudito. Preghiamo. Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a te gradito. Nella gioia di una vita nuova, loderemo sempre il tuo nome santo e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Fioretto del giorno, dissimulare e sopportare le altrui ingiustificate manifestazioni di antipatia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.